Allora, la prima cosa da dire è che mi sono portato la clac, chiaramente. E sono qui per, mi hanno detto, per farvi un dono, per raccontarvi una storia. E questa storia inizia nel giorno in cui ho contattato una delle organizzatrici del TEDx, ovvero Cecilia. Ero a casa e stavo guardando un TEDx delle edizioni passate, incuriosito dalla singolarità degli argomenti, quando all'improvviso ho avuto come una sorta di illuminazione, un'idea. Avevo un'idea. Così ho preso il computer, ho scritto subito una mail che ho inviato così di getto, dicendo che avevo un'idea che sapevo sarebbe stata perfetta per il pubblico di TED. Non sono solito agire d'impulso, ma questa volta è accaduto. Non mi aspettavo la risposta di Cecilia, che è arrivata in giornata, e che diceva: va bene, chiamami subito. Bene, adesso la chiamo subito. Fantastico. Questa apertura improvvisa mi è piaciuta. Adesso la chiamo e le dico la mia idea. Ma quale idea? Così, da buono psicologo di me stesso, mi sono fermato e mi sono ascoltato. Ho provato a sentire qual era l'idea dentro di me che voleva venire fuori, qual era il contenuto che voleva emergere, da questa interazione. Potrei parlare del rapporto che ho con mio fratello, ma sarebbe una cosa troppo personale. E poi lui di sicuro non sarebbe d'accordo. Potrei parlare di cosa vuol dire crescere in un piccolo paesino del sud, che si chiama Quindici, di 1500 abitanti. A Rovigo? No. Potrei parlare di come si raggiunge il successo, se solo sapessi come si fa. Niente. L'idea si era nascosta dentro di me, si era rifugiata da qualche parte, forse spaventata dalla troppa apertura dell'organizzatrice. E se volesse fregarmi? No, basta, basta paranoia. Adesso la chiami e le dici la prima cosa che ti viene in mente. Se andrà bene, bene, altrimenti vuol dire che avrei fatto una figuraccia. Così prendo il telefono, compongo il numero, la chiamo e drin, suona il citofono, poso il telefono, corro al citofono ed è l'idea, penso. E invece era la mia compagna. Sale su e le dico quello che stavo facendo, che avevo fatto questa azione d'impulso, non sapevo nemmeno io perché, e lei mi dice che la mia era una fantastica idea, che aveva avuto un'ottima pensata, che sicuramente avevo tante cose da condividere con le persone di interesse. Io le dico che sono stato uno stupido, non avrei mai dovuto farlo, avrei dovuto pensarci prima, come mi è potuta venire in mente una cosa del genere. E poi, all'improvviso, mi viene fuori una frase che un bambino mi ripeteva un po' di tempo fa e che fa così: no chiamare, con la R moscia. Eccola, è l'idea, è nata, ha 12 anni in realtà, si chiama Lucas e porta dei lunghi capelli biondi. Lucas è un bambino, ma non è un bambino come tutti gli altri. Oltre a essere un bambino, Lucas è un poeta. Lucas è un anticonformista, Lucas è un rivoluzionario, Lucas è un filosofo e anche un pensatore. A differenza di tutti gli altri bambini, o meglio, in comune con tutti gli altri bambini, a Lucas non piace andare a scuola, ma a differenza di tutti gli altri bambini, Lucas non ama tanto giocare. Lucas ama più viaggiare e vedere posti nuovi nel mondo. Lucas ama i grattacieli di New York, Lucas ama le cascate del Niagara, Lucas ama vedere città nuove che sorgono, come ad esempio Dubai. Ma più di ogni altra cosa, su tutte le altre cose, a Lucas piacciono i gonfiabili. Lucas farebbe qualsiasi cosa pur di andare sui gonfiabili. Pensate che a 7 anni è scappato di casa ed è andato sui gonfiabili nel parco vicino casa. Per fortuna che la polizia l'ha ritrovato, altrimenti probabilmente starebbe ancora lì a saltellare. E
Lucas ama la musica classica, ma non quella che possiamo ascoltare tutti. Debussy non gli piace, chissà Giovanni Allevi, non gliel'ho mai fatto ascoltare. A lui piace lo Stabat Mater di Pergolesi, il Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Lucas non ama vedere le cose in disordine a casa sua, in particolare Lucas non ama vedere le fronde dei tappeti che si confondono l'una con le altre, devono stare belle allineate una a fianco all'altra e guai a chi osa toccarle. Ah, dimenticavo, due piccoli particolari. Lucas ha un disturbo dello spettro autistico e un deficit intellettivo, o meglio, conosciuto come ritardo mentale, quello che una volta chiamavamo ritardo mentale. Un'altra cosa che ho dimenticato di dire su Lucas è che quando le cose rotte a casa sua, quando le cose si rompono a casa sua, si portano giù, in cantina. E così, quando si è rotto lo stereo con cui ascoltavamo la musica, Lucas ha voluto portarle a giustare. Lucas è davvero un poeta. E come queste, tante altre che adesso non sto qui a raccontarvi. Sarebbe difficile davvero spiegarvi che cos'è un disturbo dello spettro autistico in 11 minuti e 27 secondi in questo momento, anche perché di solito si dice sull'autismo che ogni bambino con autismo è diverso da un altro. Ma d'altronde ogni bambino anche è diverso da un altro, e quindi sarebbe una difficoltà al quadrato, quella di spiegarvi cos'è l'autismo. Spero con questo talk di incuriosirvi e spero che una volta tornati a casa possiate dedicare 5 minuti alla ricerca su Google di che cos'è l'autismo. Ma torniamo a noi. Quando ho conosciuto Lucas stava malissimo. Passava giornate a dare a calci al muro, dare a calci al letto, urlava, stava male e anche noi stavamo male perché non capivamo che cosa avesse. Poi, complice un intervento farmacologico e psicologico e anche comportamentale, Lucas ha iniziato a stare sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. I comportamenti problema sono diminuiti e abbiamo potuto iniziare a instaurare una relazione, a conoscerci. Lucas non è di molte parole, però potevamo giocare insieme. Così, un giorno, sono andato a casa sua con in testa le mie belle idee su quello che avrei fatto con lui. In gergo tecnico si chiamano programmi di apprendimento. E avevo in testa che cosa fare con lui, ma quel giorno Lucas ha iniziato a parlare come non aveva mai fatto prima di quel momento. Vuoi vedere cosa c'è qui? Eh? Guarda che cosa c'è qui. Guarda, lasciate un cartino. No, no, non è morto. Vieni a vedere che cos'ho. Quello è un articolo. Sì. Prima ieri. Prima due ieri. Prima a tre due di ieri. A poi c'era nonno. Prima c'era nonno. A poi non E ora non c'è più. A tra. Prima otto. Prima c'era nonno. A fondo c'è. E ora non c'è più.
mamma non c'è più, a poi c'era nonno. Prima c'era nonno e ora non c'è più. C'era nonno. Prima. Ora non c'è. C'era nonno. C'era nonno. E com'era quando c'era nonno? Era? Piccolo. Era piccolo ed era felice. Prima te, molto, a poi c'era nonno. Prima c'era il nonno. Con nonno e prima contrare. Prima? Contrare. Contrare. A poi c'era nonno. Non ho capito. Contrare, contare. A poi c'era nonno. C'era nonno. C'era nonno prima? Sì. E ora nonno? Non c'è più. E come? È felice o triste ora? Ora che il nonno non c'è, Triste. Triste. Invece quando c'era nonno? Prima a tre? No. C'era nonno? Non c'era nonno. A tre c'era nonno. Prima c'era nonno. Ed era diverso. Ora nonno. Prima a contrare c'era nonno. A poi c'era nonno. A poi c'era nonno. Allora. Dopo c'era nonno. Contrare. Vorresti che fosse qui? Contrare. Contrare non c'è più. Ora non c'è più. No contra. Prima a tre. Prima due. Prima a tre. Prima eravate in due. E ora? Prima cielo. C'era nonno. C'è Francesco, c'era nonno. Prima c'era il nonno, sì. A poi non c'è più. E ora non c'è più. A questo punto ho buttato via i programmi e ho preso un foglio di carta. L'ho diviso a metà e ci ho scritto da una parte prima e dall'altra dopo. E da una parte ho disegnato Lucas con suo padre, sua madre e il nonno. E dall'altra parte ho disegnato Lucas, ma senza nonno, però con i due genitori. Ho pensato che se avesse visto che non era solo, probabilmente si sarebbe sentito meno sconfortato. Stavamo cercando di evitare di introdurre dei concetti molto complessi come il paradiso, il cielo. Però qualcuno deve avergli detto che il nonno si trova in cielo. Così, da quel giorno, Lucas è diventato un appassionato di pianeti, stelle, astronauti e di Marte, e anche dei piccioni, con cui ogni tanto parla giocandoci, li imita. E qualche volta Lucas inoltre si ferma davanti a una finestra, davanti alla finestra di casa sua, e inizia a guardare il cielo. E con il dito dipinge delle traiettorie sopra le nuvole, chissà, forse nella speranza di rincontrare suo nonno. Bella storia, mi ha detto Cecilia, ma ti manca l'idea. L'idea, mia cara Cecilia, e a tutti voi, è che senza gli altri siamo persi, che se quel giorno non fosse arrivata la mia compagna probabilmente mi sarei perso nelle mie idee e probabilmente non sarei qui a parlare con voi, che se Lucas non avesse superato un suo limite strutturale per potermi parlare probabilmente si sentirebbe ancora molto solo e ancora molto sconfortato. Che se io quel giorno non l'avessi ascoltato, probabilmente starei ancora pensando a che programmi di apprendimento fare con Lucas, invece di dedicare del tempo per poter ascoltare, per poter condividere quello che lui aveva da dirmi. L'idea è che le migliori idee che possiamo avere le abbiamo quando siamo in contatto con gli altri, con le persone che amiamo
e con le persone che ci amano. Grazie. Grazie.